Ciao Pet Comics, ci occupiamo finalmente di un nuovo titolo, un titolo che non abbiamo ancora trattato nella nostra esplorazione del primo Marvel Now. Abbiamo parlato di tanti personaggi, adesso ci accingiamo a raccontare qualcosa riguardo la serie di Iron Man. Una premessa, purtroppo, ma in totale onestà, Iron Man del Marvel Now, scritta da Kieron Gillen. Uno scrittore che a me non dispiace assolutamente, che considero autore di alcune serie fantastiche, Journey into Mystery su tutte, per quanto concerne l'ambito Marvel, è uno sceneggiatore appunto che mi piace. Però in Iron Man non ha dato il suo meglio, non si è trovato mai alla perfezione, nel raccontare le gesta di questo personaggio, Tony Stark, che è un personaggio anche insidioso, perché è facile con Tony Stark cadere nel cliché del personaggio sui generis, del filantropo miliardario con un ego gigantesco in armatura, dell'uomo senza superpoteri che si trova ad avere a che fare con gente con superpoteri, di colui che ha innata dentro di sé l'indole della leadership, ma che allo stesso tempo non sa giocare bene in squadra e tende a prendere in maniera quasi ossessiva il controllo, a fare cose alle spalle degli altri che poi puntualmente gli si ritorcono contro. Basti pensare a quello che succede nello stesso periodo in Avengers e New Avengers di Jonathan Hickman. Ne stiamo parlando del Tempo Finisce. A breve video recensiremo anche il secondo volume di quella saga, che poi porterà direttamente alla fine dell'universo Marvel e all'inizio di Secret Wars. Dicevo, purtroppo Iron Man non incomincia bene, un po' perché il povero, diciamo così, Gillen raccoglie un'eredità pesante, quella di Matt Fraction, che si era occupato del personaggio negli anni precedenti in un ciclo molto lungo, di storie veramente notevole, che mi è piaciuto tantissimo. Fraction ha saputo decifrare al meglio la psiche e l'attitudine di Tony Stark, e in tutto quell'ambaradan che è successo durante la sua gestione, Fear Itself, assedio, Secret Invasion, non so se c'era già, però ne sono successe di tutti i colori, Avengers contro X-Men, ha saputo dar vita a una storia a sé stante che ben funzionava anche nell'ambito di crossover e che ci ha proposto forse l'Iron Man definitivo, l'ultima pagina dell'ultima saga intitolata Il futuro dell'Iron Man di Fraction, in cui c'è il protagonista che parte verso lo spazio, è deciso a ritrovare se stesso, deciso a vivere un nuovo percorso. È una delle pagine più d'impatto che riesco a ricordare, uno dei finali che più mi ha esaltato. Gillen riparte proprio da lì, dalla ricerca di se stesso di Tony Stark, con Tony Stark che andrà anche nello spazio, ma nel primo ciclo di storie è ben radicato sulla Terra, stravede contro dei nemici inaspettati, ma si perde un po' dentro i meandri di questo personaggio, vuole metterlo in difficoltà e allo stesso tempo vuole farci vedere come è cambiato, come è maturato, come è previdente. E questo stona un po', perché una delle particolarità di questo personaggio è che non sarà mai completo, sarà sempre alla ricerca di qualcosa, e questa sua ricerca di qualcosa poi lo porterà a evolversi continuamente, così come si evolvono le sue armature. L'armatura del Marvel Now, quella principale, quella nera gialla, poi c'è quella per lo spazio che invece è giallo rossa, molto particolare, l'abbiamo vista anche in Guardiani della Galassia, parleremo anche di Guardiani della Galassia prossimamente. Diciamo, il primo ciclo di storie che ci mostra ruota tutto attorno al fatto dell'adattamento. Iron Man che si adatta, così come la sua armatura, alle varie sfide. L'armatura modulare, anche carina in termini di design, ma la Bleeding Edge, quella finale, la parte finale del ciclo di Fraction, secondo me era bellissima, perfetta e non l'avrei mai cambiata. Per quanto capisco che questo personaggio, in termini anche di appetibilità, debba cambiare sempre il suo outfit, diciamo. Dicevo, la prima saga è molto brutta, la seconda che ci mostra Iron Man andare nello spazio incomincia ad assestarsi. La serie poi ci propone anche delle parti interessanti e va soprattutto a riscrivere lo status quo di Tony Stark in maniera importante. Adesso ci arriviamo. Quindi non è roba da buttare via, assolutamente. Probabilmente nel Marvel Now non c'è davvero nulla da buttare via, talmente è stato bello quel rilancio. E non è la stessa cosa adesso. Adesso ci sono delle serie che io non riesco a leggere, che non vi direi mai di leggere. Però è come sempre. La sensazione che si ha è quella che
manchi sempre qualcosa, è che Gillen non si è riuscito a far suo appieno questo personaggio. Certo, non ha aiutato nemmeno dei disegnatori che gli hanno affibbiato buona parte di questi, in particolare Greg Land, e arriviamo pure a lui. Cominciamo quindi a occuparci di Iron Man dopo questa premessa, partendo dal terzo volume, che è dove le cose cominciano a farsi un pochino più interessanti, ossia si intitola Il miglior attacco e racchiude i numeri dal 12 al 17 della serie Iron Man del Marvel Now. Che è successo? Tony Stark è partito la volta dello spazio, ha vissuto già le sue prime avventure, si è imbattuto in un robot che si chiama Registratore 451. Questo robot, che sembrava essere un personaggio di secondo, se non di terzo piano, in realtà nasconde un segreto connesso al passato di Tony Stark, alla sua stessa origine e ai suoi genitori. Quindi in questa sorta di retcon che Gillen realizza, ci viene rivelato che la genesi, la nascita di Tony Stark come essere umano, non come supereroe, quindi alla sua nascita qualcosa non funzionava, e il padre, per far sì che tutto andasse per il meglio, che suo figlio potesse nascere e avere una vita normale, è costretto a fare un proverbiale patto col diavolo, e quel diavolo è proprio questo registratore 451, che nel presente della narrazione torna a incrociare la sua strada con Tony Stark e rivela di avere un piano tutto suo, un piano terribile, un piano drammatico. Ovviamente non posso dirvi qual è, né quello che succede alla fine di questa storia, che cambierà per sempre. E quando sapete che il per sempre è un po' un'arma a doppio taglio in questa continuity, in questo tipo di fumetto, in questo genere di fumetto, però in questo caso è uno shift interessante che poi proporrà anche situazioni accattivanti, ecco. Ne parleremo progressivamente di Iron Man, volume dopo volume. Quello che se volete sapere, che troverete in questo volume, è una storia cosmica, una storia nella quale alla fine Iron Man dovrà vedersela in qualche modo addirittura con un celestiale, anzi qualcosa forse di più potente ancora dei celestiali, un'arma di distruzione di massa, un'arma di distruzione di pianeti interi, che in qualche modo dovrà affermare. Perché? Perché questo robot così strano, così intelligente, così subdolo, così machiavellico, più di un uomo, ha creato un suo piano, ha una sua agenda, e questa coinvolgerà Tony Stark. In che modo lo scoprirete. Però questa storia, che spazia dal passato, perché va a concludere l'arco narrativo cominciato nel precedente volume, Le origini segrete di Tony Stark, e poi ci propone le conseguenze di quelle rivelazioni nel presente, con un finale sorprendente, è tutto qui. È tutto qui. È una storia buona, una storia buona, con qualche lungaggine di troppo, con forse un'esasperazione di certe tematiche e una risoluzione forse troppo semplificativa della minaccia in sé. Però poi, a seguito di questa risoluzione, c'è un colpo di scena importante e un ulteriore nuovo inizio per Tony Stark, che poi diciamo porterà alla parte migliore di questa serie, che arriverà in seguito, anche con una certa vena fantasy. Quindi Gillen alla fine riesce più o meno a trovare una quadra dopo un inizio davvero stentato, e qualche buona idea ce la inizia a raccontare. Non sono le potenzialità di questo autore e di questo personaggio e di questa storia, non sono pienamente sfruttate, assolutamente. Sotto il profilo artistico, in questo volume troviamo ben tre disegnatori diversi: il numero 12 disegnato da Dale Eaglesham, i numeri 13 e 14 da Greg Land, e i numeri 15 e 10, dal 15 al 17 da Carlo Pagulayan. Ora, Dale Eaglesham, ne abbiamo parlato anche per quanto concerne l'omnibus dei Fantastici 4 di Hickman, è un disegnatore molto classico, un disegnatore molto particolare, che può non piacere al lettore di fumetti di oggi, perché è uno stile forse un po' anacronistico, ma tutto sommato sopportabile. Invece, francamente, insopportabile ormai da tanto tempo, e non so come faccio a continuare a disegnare, Greg Land, che se come copertinista va bene, è anche molto figo quello che fa nelle sue copertine, perché questo stile è molto fotografico. Questo stile molto fotografico, troppo Photoshop, troppi riferimenti, troppi volti uguali, troppa staticità, rende le sue storie davvero brutte, 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 statiche, proprio irreali. Le proporzioni a volte sono sbagliate, i corpi sono dei pezzi, sembrano dei tronchi. E va bene finché Tony Stark è in armatura, i caschi sono bellissimi, il design delle armature è bello, ma poi l'espressività zero dei personaggi, veramente, oltre a una costruzione che rimane sempre quella da 10 anni,
Prendete un fumetto di Greg Land 10 anni fa e osservate com'è cambiato. È cambiato qualcosa di tecnica perché ha implementato l'utilizzo della tecnologia forse troppo. Questo è tutto SketchUp nelle parti cosmiche, astronavi, interne astronavi, location e quant'altro. Mentre sostanzialmente la parte dove veramente si vede un artista che sa raccontare lo storytelling è rimasto uguale, è rimasto insufficiente. Greg Land, io non ce l'ho con Greg Land, non sono un hater, ma davvero non mi piace leggere fumetti disegnati da Greg Land. A volte lo faccio, a volte lo voglio fare, a volte lo devo fare, ma penso che vada a penalizzare la narrazione, vada a penalizzare la scrittura, vada a penalizzare la voce dei personaggi, ma soprattutto la recitazione, che è importante nei fumetti. È importantissima perché i fumetti sono fermi, quindi se non riesce l'artista a darci un senso di recitazione, di movimento, di divenire, di storia, di narrazione, è finita. Gli ultimi tre numeri c'è Carlo Pagulagnano, un disegnatore che abbiamo visto in Planet Hulk, adesso è il nuovo disegnatore regolare di Wonder Woman, quindi sta facendo carriera, è un buon disegnatore, tipicamente ha un tratto molto molto sudamericano, se vogliamo. In Iron Man anche lui non dà il meglio, è un po' tirato via, un po' forse aveva poco tempo, però in sostanza la parte artistica migliore di questo volume. I colori di Scott Hanna, che è un abile disegnatore, poi rispetto a quelli di Jay Leisten dei numeri di Greg Land, Scott Hanna invece fa le chine, scusate, volevo dire le chine di Carlo Pagulagnan, aiutano moltissimo la resa. Ripeto, non è il miglior Carlo Pagulagnan, però visto quello che veniva prima, ragazzi, va benissimo così. Torneremo a occuparci di Iron Man perché ci sono delle novità in arrivo su questa serie. Per ora questo è quello che posso dirvi. Il colpo di scena è importante, magari parliamo nei commenti, cerchiamo di non fare spoiler, però forse sapete di che cosa sto parlando. Iron Man volume 3, il miglior attacco, Marvel Now Collection. Ciao, Comics.